Tanto grazie di essere venuti perché comunque oggi è il 28 di giugno, le attività sono in pieno lavoro, la città è in fermento con il turismo e quindi essere qui vale doppio rispetto magari a un incontro più partecipato d'inverno quando si ha più tempo libero. E l'oggetto della giornata di oggi, della serata di questo incontro è quello di dare la diffusione dei dati del lavoro svolto e preparando delle slide, che così diventa anche più gradevole l'ascolto della diffusione dei dati, mi è parsa proprio una testimonianza di quanto di concreto c'è quando si riesce a fare squadra, si hanno buone idee e si lavora rimboccandoci le maniche sul territorio. Questi progetti, oggi la diffusione di dati era per l'ultimo progetto Non Conventional Venice, ma ho voluto nelle slide mettere l'ultimo quinquennio, bene o male, di collaborazioni che l'ente bilaterale Veneto ha fatto con la Confesercenti, con il consorzio Lidi di Chioggia, con Ascolt Spiagge e con l'associazione Albergatori e anche in parte locatori, perché abbiamo fatto anche qualche seminario insieme anche ai locatori. Prima di iniziare a dare la diffusione dei dati, chiamerei i partner uno alla volta sia per portare un saluto, perché tutta l'attività che si è svolta, tutti gli obiettivi che abbiamo raggiunto e tutti i risultati che siamo riusciti a ottenere con grande soddisfazione, sia nel territorio che con la Regione Veneto, perché ricordiamoci che questi progetti sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Veneto. È frutto, grazie anche della collaborazione, di chi ha accettato di collaborare, ma anche ha messo del proprio, delle intuizioni, delle idee per migliorare i progetti, partendo proprio da quelle che sono le esigenze e le necessità delle aziende, dei lavoratori, del territorio in genere, riguardanti il commercio e il turismo, che è l'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, che è capofila di questi progetti, opera proprio all'interno del contesto dei settori del commercio, del turismo e del terziario. Quindi chiamerei Elena Boscolo Natta, che è presidente del consorzio Lidi di Chioggia, per un saluto e per una breve relazione sul consorzio. Prego Elena. Buonasera a tutti, si sente? Grazie per essere venuti, soprattutto in questo momento un po' particolare, come accennava appunto Beniamino. Allora, il consorzio si è adoperato tantissimo in questo periodo. Possiamo dire che grazie alla pandemia che sta un po' scemando, siamo riusciti non soltanto a promuovere la località, ma anche a elaborare eventi e manifestazioni proprio perché la nostra città abbiamo visto che è conosciuta e vuole essere visitata. Fra quello che abbiamo proposto, innanzitutto volevo dire, abbiamo appena finito la Marcigliana e il consorzio, grazie al consorzio e ai suoi finanziamenti, è riuscito a fare questa manifestazione, perché altrimenti non sarebbe stata in essere. Sappiamo tutti che la Marcigliana è un must di Chioggia, dove tante persone, tanti turisti vengono da noi anche perché c'è la Marcigliana. Oltre a questo abbiamo tantissimi progetti, sia fatti che ancora in essere, quali ad esempio siamo stati promotori dell'inizio dell'estate con sale, mare e sole, che è stato il 2 giugno, dove c'è stata una fortissima presenza e da lì è partita la nostra promozione, insomma, il nostro inizio stagione. Oltre a questo, il consorzio ha partecipato con Slow Mare alla cucina itinerante Chioggiotto, andava sulle piazze del Veneto a proporre i nostri piatti tipici. Poi ci sono state tantissime altre manifestazioni, abbiamo fatto il primo trofeo della Veleggiata, trofeo Lidi di Chioggia, dove anche il presidente Luca Zaia ci ha ringraziato per questa
per quello che abbiamo fatto insieme a tantissimi altri, la Lega Navale e anche altre persone, perché oltre a promuovere lo sport, perché turismo è anche sport, abbiamo dato valenza anche quella che è l'inclusività, quindi anche la barca vela con persone diversamente abili. Come consorzio noi siamo presenti anche con queste persone qua, ci teniamo tanto. Come teniamo tanto anche la sicurezza, abbiamo aiutato l'amministrazione, che io ringrazio tanto, perché l'amministrazione è sempre presente e ci permette di fare tante cose, perché oltre ad avere una spiaggia con il distanziamento, la nostra spiaggia fa bene per tutto quello che comunque sapete, ci si abbronza di più rispetto ad altre spiagge, abbiamo tanto iodio, però stiamo puntando tanto sulla sicurezza. Sicurezza ed è in essere, partirà fra poco tempo il progetto dei droni di salvamento. E questi droni di salvamento è un qualche cosa in più che viene dato al salvataggio, oltre al bagnino che col pattino va a salvare una persona che è in difficoltà e ci mette il suo tempo, perché purtroppo non si può usare una barca a motore, ma con i remi, il drone in 5-6 secondi arriva direttamente dal malcapitato, lancia per terra un salvagente, questo salvagente in poco tempo, cioè in un secondo, si gonfia e dà il primo supporto di aiuto, dopodiché arriva il bagnino e il bagnino poi fa quello che deve fare. Naturalmente per fare questo corso, per fare il bagnino di salvamento ci sono dei vari corsi, cioè non è così palese, poi c'è tutta una burocrazia, per questo siamo un po' indietro sul programma. E oltre a questo partecipiamo attivamente alla festa del pesce azzurro, che è ancora in essere per tutto fino al 30 di giugno. E abbiamo il nostro librettino di promozione con tutto quello che si può vedere, visitare nella nostra Chioggia, e ad ogni manifestazione viene presentato. Fra le altre cose ricordo ancora qualcos'altro, altrimenti vi faccio una scaletta anche un po' pesante, e non è questo. Abbiamo sostenuto, finanziato anche un bellissimo libro dove i pittori, sia chioggiotti che pittori di tutto il mondo, hanno fatto dei quadri con la location Chioggia. Ed è un libro di più di 500 pagine, un bellissimo libro che, se non l'avete, ve lo consiglio di prendere insomma. E il consorzio non si ferma qua, è sempre presente, abbiamo fatto comunque altre cose, il primo trofeo di beach volley e tanti altri sono in essere. Capiamo l'importanza di promuovere la nostra città, perché crediamo nei nostri turisti e giustamente i nostri turisti si aspettano qualche cosa di più della semplice spiaggia. Come tutti sapete, Sottomarina non è solo spiaggia, ma è arte, storia, cultura, e noi sviluppiamo la nostra località su tutti questi fronti. Siamo qua e non abbiamo chiuso nulla, perché ci sono anche dei progetti per Natale e vediamo insomma di svilupparli adesso, quando un po' la stagione scema un attimo, quindi abbiamo un po' più tempo per elaborare qualcosa di nuovo. Grazie Elena. Quindi avete capito, accoglienza, informazione, promozione, eventi per un turismo che deve essere 365 giorni l'anno. Quindi sì, il consorzio per questa natura, la natura che ha del consorzio di promozione turistica, diventa un partner validissimo, e che quindi c'è la necessità che ci sia anche formazione degli operatori, che devono diventare un po' turisti nel loro territorio per dopo vendere, formare, comunicare come dei... una sorta di, che il campeggio, il locatore, piuttosto che l'albergo o la spiaggia, diventi proprio un punto informativo diffuso nel territorio. Sì, infatti mi sono dedicata, che abbiamo insieme sviluppato un bel po' di corsi proprio per formare i ragazzi che sono i nostri imprenditori, proprio per quanto riguarda l'inglese, come preparare le stanze nella metodologia giusta. Ne abbiamo fatti tantissimi, e quindi, perché è importante avere un ragazzo, una signora formata, per non perdere tempo inutile. Quindi insomma. Grazie Elena. Basta, faccio per gli altri. Ti registri a... c'è il foglio con i registri. Grazie. Bene, passiamo dal consorzio Lidi di Chioggia alla Confesercenti, quindi un'associazione che fa non solo turismo ma anche commercio.
e nella progettualità, dopo vedrete nella diffusione dei dati, tutte le cose che in questi 5 anni abbiamo fatto nella qualità e nella quantità, che ha ottenuto un brillante risultato. Prego Roberta Gandolfo, di Confesercenti. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Allora, il contesto economico e sociale negli ultimi anni per le imprese del turismo è cambiato. Vuoi per la trasformazione della comunicazione, la digitalizzazione, vuoi perché i clienti sono più esigenti e informati e quindi portano l'impresa a cercare delle nuove professionalità. Mettici la pandemia che ha mostrato la vulnerabilità del sistema a livello locale, nazionale e mondiale, generando anche uno scenario di incertezza, e aggiungiamoci anche la guerra e tutti gli aumenti dei costi di energia e carburante, quella un blend. Nonostante ciò però non dobbiamo permetterci di perdere le opportunità che si presentano. Vedi uno sviluppo di un turismo crocieristico, la valorizzazione di meta culturale evidenziata anche dalla candidatura di Chioggia Capitale della Cultura. Però perché tutto questo possa continuare, possa svilupparsi, dobbiamo continuare con questi percorsi di formazione. Coinvolgendo tutto il tessuto locale, bisogna continuare a confrontarsi e soprattutto a condividere. Bisogna coordinarsi, che non significa solo mettere delle risorse o buttare su delle idee. Bisogna cercare incentivi, finanziamenti, bisogna individuare le esigenze e tutti gli strumenti necessari per far crescere il territorio. È solo con il giusto coordinamento che la realtà di Chioggia come destinazione turistica e per la sua caratteristica ha la possibilità di affrontare i prossimi anni con slancio e competenza. Sarà un po' una sfida per tutti. Questo percorso, fatto insieme all'ente bilaterale, ha fatto emergere anche la voglia delle imprese a mobilitarsi, e che rappresenta questa una base essenziale da coltivare e sicuramente da consolidare per lo sviluppo della città e del nostro territorio. Per questo non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso e che parteciperanno ai prossimi. Bene, grazie. Allora, andiamo in spiaggia adesso. Viene Giorgio Bellemo, che è presidente dell'associazione Ascoli Spiagge. Non è che mi spiace. Sì, però insomma, siamo sempre vestiti in maniera estiva, proprio perché il biglietto da visita delle spiagge anche l'inverno è questo abbigliamento. Sono onorevole per cui mi presento e per come mi rappresento. Beh, grazie di questa opportunità, sarò velocissimo, tanto come il mio modo di parlare, quindi vi prego d'avere molta pazienza con me, perché voi sapete, io parlo velocemente e mangio metà parola, no? Quindi, buon politico, mangio. Sì. Allora, detto per carità. Mi sembra che insomma anche l'intervento che mi ha preceduto, cosa significa? Significa che c'è da qualche anno una collaborazione interessante tra alcuni sodalizi, consentitemi questo termine che mi ricorda quando ero dirigente di ISPI, quindi Confesercenti, quindi di Chioggia, quindi ASA, è una cosa che dire attività dell'evento che è molto presente, che fa sì insomma che si cerchi in qualche maniera di elevare la qualità di questa città, che è molto alta ma che noi non sappiamo tante volte di avere. Questo diciamo sempre, dobbiamo convincerci che è così. Io sono andato qua, ho visto poca gente ed ero felicissimo, non sono pazzo, perché vuol dire che gli operatori stanno lavorando. Vi può sembrare strano, ma è così, gli operatori della spiaggia stanno lavorando e quest'anno lavorano molto bene, quindi la cosa mi dà molto, cioè, il fatto che siano qua è per questo. E mi dispiace, ma mi piace il fatto che la stiano là. Cosa voglio dire? Voi forse non lo sapete, vi do un dato, perché poi tutti hanno dato. Noi siamo, dico noi come associazione di operatori balneari, chiaramente siamo in regime di concessionari, quindi la polemica dei concessionari, Bolkestein piuttosto che la tratteremo dopo. Tutti i comuni d'Italia introitano delle cifre molto importanti per i canoni che vanno direttamente a loro, non rimangono nel territorio. E questa è una cosa gravissima. Il Veneto raccoglie circa 12 milioni di oneri di concessioni che vanno a loro. Sui 10 comuni della costa veneta, il primo per introiti a Cavallino con 2 milioni e 8, il secondo è Rosolina con 2 milioni e 2, Rosolina perché ha molte case, molti edifici, il terzo è il comune di Chioggia con 1 milione e 8. Iesolo con 800.000,
Ora, cosa voglio dire? Noi da anni abbiamo questa collaborazione, ci diamo il testimone con Solina, perché riteniamo che il nostro quasi sbocco naturale sia il sud della provincia e della regione. Voi sapete che i veneziani, dovrei usare il termine inelegante, non lo uso, ma neanche di striscio, no? Se aspettiamo che vengano gli esuani a Chioggia, vengono forse a metterci i consiglieri provinciali come in passato, piuttosto che, noi siamo molto attenti a quelle che sono le dinamiche del Rosolino e di Porto Colle, perché c'è un aspetto ambientale che si connurba molto bene con quello di Chioggia. Cosa lamentiamo però? Una mancata di abilità importante, che non è solo la Romena. Se voi vi ricordate, 20 anni fa si fece un accordo a Bosco Mesola, Castello di Mesola, con allora Bersani, sulla Romea commerciale. Sono passati 22-23 anni, no? Gli anni passano, insomma, velocemente, già allora non avevate più. Rosina partirà tra poco, credo, con il ponte sull'Adige, il nostro sbarramento con un salino, che mai come oggi è così agognato, non si capisce che fine ha fatto. No, questo per dire che effettivamente c'è anche questo aspetto della comunicazione che in questa città è completamente latitante. E qua forse Beniamino e la politica dovrebbe muoversi un po' di più anche. Perché ho l'impressione che certe cose, certe tematiche dove si perdono. Sulle spiagge, abbiamo avuto l'anno, vabbè, pandemia come tutti, quindi hanno sofferto moltissimo. In questi due anni questo ha contribuito molto ad elevare la qualità dei servizi nelle spiagge, perché, lo accennava prima Elena, il distanziamento piuttosto che ha fatto sì che nelle spiagge c'è stata un'attenzione alla sicurezza come non mai, c'è sempre stata, ma oggi ancora di più. Voi sapete che abbiamo un litorale che su 7,5 km ha 52 postazioni di salvataggio, copriamo anche le spiagge libere, è l'unico comune in Italia che copre tutti i giorni le spiagge libere con di salvataggio. Ieri tra l'altro un moldavo 23enne, ovviamente ubriaco, è scivolato sugli scogli, per fortuna è andata bene, dopo mezz'ora ci hanno arrivati i suoi amici ubriachi sul suo scoglio, no? Quindi abbiamo, c'è questo servizio, c'è questa attenzione alla sicurezza, quindi salvataggio, le torrette cardioprotette, tutti quanti nel defibrillatore, 5 posti per intervento fatti con la Luce 3, sono quelle cose in cui gli altri comuni, credetemi, non ce l'hanno, non ce l'hanno. Va migliorato sicuramente sì, prima si parlava dell'emergenza e quindi dell'utilizzo di droni, che c'è questo problema legato all'Enac che arriveranno, servirebbe probabilmente una moto d'acqua piuttosto che un tipo di imbarcazione diversa. Questo non è possibile non per un fatto che non si voglia fare, perché manca il personale. Ma è come quest'anno, noi abbiamo visto, io ho 52 bagnini a dipendenti e credetemi, mi sono pochi e non si trova. Allora, non so se sia, dopo uno dice retto e dice anzi, no, so. Ma l'altro giorno è venuto un ragazzo di 19 anni con il babbo a chiedermi se poteva lavorare per noi, di sì, che lui voleva fare soltanto la pausa pranzo di un'ora e mezza al giorno per 6 giorni a settimana. Di più no, perché ho stato troppo quest'anno, non voglio. E il papà che lo sopportava. Cioè, non vi dico la mia reazione, insomma. Questo per dire che c'è anche questo problema. Purtroppo. E quindi un ragionamento anche sul personale va fatto. Sul personale di spiaggia e nell'attività turistica va fatto, anche non solo perché è reddito di cittadinanza, che non so se sia vero, ma perché comunque da noi lavorano troppo poco. Cioè pensare comunque di far lavorare queste persone 4 mesi è anche troppo poco effettivamente. Cioè uno ha prospettive diverse. E quindi magari con l'amministrazione comunale Beniamino aveva pensato a implementare anche alcuni servizi di carattere, permettimi, sociali. Cioè, io vedo tante cooperative che girano per il comune, non so se lavorano bene o male, però insomma alcuni ragionamenti vanno fatti. Finisco, c'è l'attenzione anche delle modifiche, ci sono l'attenzione delle modifiche anche urbanistiche che interessano la nostra città, se ne parla da anni. Noi stiamo stimolando l'amministrazione per rivedere il lungomare, come ben sapete, c'è la proposta che considero delinquenziale perché prevede una corsia d'entrata e una corsia d'uscita sul lungomare, e questo secondo me non è possibile fin tanto che ci sarà quel mercato ittico. Dov'è? Io ho fatto i consiglieri comunali nel 1988, ero più giovane allora, e mi ricordo che si parlava di spostare quel mercato ittico. Sono passati 30 anni, più o meno, insomma, no? Però voglio dire, noi a volte parliamo, però è inutile fare certi progetti se in realtà io costruisco 15 cartacei sul lungomare, ma sono basso le strade piuttosto che questo è un po'. Allora,
Tante volte manca una corrispondenza di quella che è la volontà politica con quello che devono fare i tecnici. Io credo che ne abbiamo dei dirigenti comuni molto capaci, ma che non rispondono alle dinamiche dell'amministrazione. E credo che una riflessione che ci sono fatto. Non ce l'ho questa. Io poi dopo tutto un giorno, c'è stato un tecnico che ha avuto un incarico per la Porta Garibaldi, per lui è stata la breccia di Porta Pia, adesso diamo incarico a Gogò. E questo non va bene. Allora, la mia polemica sicuramente sì, ma è per dire cosa? Abbiamo delle risorse mentali, professionali, politiche, che adesso in qualche maniera implementate. Grazie. Grazie a te Giorgio. E due battute su quello che ha detto Giorgio, molto importante. Oggi sei contento che ci sono poche persone, perché vuol dire che lavorano. Per noi effettivamente 40 persone sono pochi per il nostro target di incontri che facciamo. L'altra volta erano 80, l'altra volta quasi un centinaio, quindi 40 per noi sono poche. Però vedendo anche gli altri incontri, adesso permettetemi la battuta, siamo in linea con gli altri incontri che fanno di solito in giro. Quindi avete sentito prima che abbiamo la sicurezza buona in mare, abbiamo il defibrillatore. Pensate che il consorzio di Giorgio Bellemo ha ottenuto i finanziamenti dall'ente bilaterale Veneto per i defibrillatori ogni anno, sentite? No, ve lo dico così, tanto dopo alla fine che introdurrò un po' cos'è l'ente bilaterale già capite concretamente di cosa si tratta. E abbiamo anche finanziato i corsi BLSD di disostruzione, salvataggio, primo soccorso agli imprenditori delle spiagge, tanto per dire. Ma dico questo, abbiamo fatto anche, finanziato la sicurezza per gli albergatori e quindi una serie di cose molto interessanti, oltre alla progettazione europea e ai finanziamenti. Ultima cosa, per quanto riguarda i rapporti con il comune, relativamente ai servizi, se vedete qui non c'è il logo del comune. Noi in passato sempre abbiamo detto al comune di Chioggia, guardate che in casa tua, nel tuo territorio, presentiamo queste progettualità. Se ci stai, basta che patrocini, non chiediamo altro, neanche le sale non vogliamo gratis dal comune, ci arrangiamo tutto perché sono finanziate, però effettivamente il comune di Venezia, sul No Conventional Venice, ha dato il patrocinio, perché io vi mostrerò cosa abbiamo fatto a Chioggia, ma questi sono progetti di più ampio respiro, sono sempre fatti a Chioggia per una parte, gran parte o per quota parte, insomma, ma all'interno di questi progetti abbiamo fatto anche qualche intervento di rete con le altre strutture di Jesolo piuttosto che di Cavallino o veneziani in generale o anche di Rovigo, a dire la verità, in cui anche loro hanno partecipato a questi progetti, solo che dopo per convenienza, comodità e organizzazione vale la pena fare classi del territorio senza che uno debba necessariamente fare 100 km per andare a fare un corso. Quindi quelli di Verona hanno una classe di alberghi piuttosto che di campeggi o di commercianti di Verona che si fanno la loro classe e fanno le stesse nostre formazioni, perché il progetto è di più ampio respiro. Dulcis in fundo, direi. Giuliano Boscolo Cigion dell'associazione albergatori, tra i primi a collaborare con noi insieme alla Confesercenti sulla progettazione, poi è venuto il consorzio quando è cambiata la legge Lidi di Chioggia, Giorgio Bellemo con le spiagge, però con Giuliano Boscolo abbiamo iniziato più di 5 anni fa, c'erano anche dei altri progetti più piccoli che abbiamo fatto timidamente insieme, ma poi abbiamo implementato il lavoro con Giuliano e un saluto e una piccola relazione di ciò che è il turismo per il sistema ricettivo sarebbe fondamentale, insomma, e poi inizieremo con la diffusione dei dati. Grazie. Grazie Beramino. Ah, scusa, ti interrompo, 3 interventi che devo. Non è la maleducazione che guardavo il cellulare, siccome c'è una giunta in corso in municipio, il sindaco doveva venire a portare i saluti all'inizio. Allora ho mandato un messaggio e mi sono fatto rispondere che se finisce la giunta in un orario decente, comunque faccia un passaggio di qua il sindaco a venirci a salutare. Mi hanno detto per le 8 e qualcosa, insomma, dovrebbe passare. Scusami Giuliano. Scusami, c'è la giunta in che senso? Che sono in giunta, dovrebbe finire.
No, finisce la giunta, finisce la riunione di giunta di oggi per le delibere che sono all'ordine del giorno, perché la giunta deve finire tra 5 anni alla scadenza naturale. Grazie Giorgio per la precisazione. Scusa Giuliano, prego. Buonasera a tutti, grazie Beniamino per l'invito, molto importante. Allora, il nostro mondo è un mondo variegato, perché spaziamo su tanti settori e anche con tanti numeri di associati. Oltrepassiamo i 400 associati e facciamo corsi anche noi, gli stessi organizziamo corsi e partecipiamo. Questi sono progetti che abbiamo partecipato e sono progetti che sono aperti a tutti, come diceva prima Beniamino. Vuol dire che qualunque organizzazione del territorio, anche ente pubblico, può partecipare a questi corsi. Noi abbiamo trovato una sponda molto importante, perché abbiamo avuto modo anche di avere un'esperienza anche sul settore balneare tramite i corsi e anche l'amico Presidente Bellemo, che ci fa crescere e capire anche il sistema ricettivo e la fornitura di servizi per il sistema balneare. Allora, voglio dire questo: quando si parla di progettazione e qualcosa per il territorio di Chioggia, non ci sono barriere, non ci sono ostacoli o preclusioni per persone, sono aperte a tutti. E questa è una cosa molto importante, perché quando abbiamo fatto i corsi e abbiamo partecipato, abbiamo visto un gran numero di persone, come diceva prima Benvenuto, abbiamo fatto corsi che addirittura i nostri associati arrivavamo assieme a quelli dei balneari, 80-100 partecipanti, sono numeri incredibili, che credo che nella costa veneta, nella provincia di Venezia, solo noi qua a Chioggia riusciamo a fare questi numeri di partecipazione ai corsi. Tant'è che questi corsi hanno prodotto anche qualcosa di tecnologico. Voglio ricordare il Consels digitale, è un prodotto, un'innovazione che è venuta tramite questi corsi. Il Consens digitale, vi ricordo che è quel sistema di informazione che vi è messo all'interno delle strutture ricettive alberghiere e anche del commercio al minuto, dove all'interno di questo Consens vi è messo i prodotti, i servizi sia da parte delle strutture ricettive ma anche i prodotti del commerciante. Siamo partiti da Chioggia e siamo arrivati fino al Baricata, a detta del popolo. Come diceva prima il Presidente che mi ha preceduto, noi puntiamo tanto a questa macro area che è l'area del Delta del Po di Chioggia, quale baricentro con Venezia, e questi progetti ci hanno dato l'opportunità di sviluppare questo sistema. Il sistema Consers è ancora in fase di sviluppo, abbiamo vinto un altro bando anche quest'anno che lo implementeremo in altre 50 unità di tablet, e poi ne parleremo anche con voi, chi vorrà partecipare a questo sistema. E dovrà diventare un sistema ancora più diffuso, specialmente sulla parte di Rosolina e il Baricata. Parlo sempre Baricata perché il Baricata abbiamo degli associati, anche la nostra associazione Federalberghi Chioggia Sottomarina Isola Verde ha associati anche a Rosolina e fino a Porto Tolle. Diciamo che è l'associazione che ha più grande estensione di territorio, l'associazione del Porto Tolle. Bene, penso Beniamino che sia abbastanza quello che abbiamo detto, che hanno detto i miei colleghi che hanno preceduto. Noi facciamo i fatti, facciamo le cose e in futuro vedremo anche altre cose che abbiamo in cantiere e le presenteremo. Io spero che la collaborazione con l'ente bilaterale duri nel tempo e siamo aperti anche ad altre esperienze, in special modo con i balneari che citavano prima delle collaborazioni. Noi ci siamo, ci saremo sempre, e chi vorrà collaborare con noi, ben venga. Come si parlava prima il Presidente di Chioggia, dei progetti che abbiamo fatto di promozione, che c'era anche l'ASCOT, faremo un altro progetto molto importante adesso per luglio, lo finanziamo noi come associazione albergatoria assieme alla Lidi di Chioggia, e ci teniamo che i turisti, che voi siete operatori del turismo, vengono a Chioggia e trovano una Chioggia preparata, animata anche sotto forma di spettacolo. Noi ci siamo, impegniamo diversi soldi a doppie cifre, ci crediamo. Grazie, grazie Beniamino per l'opportunità che ci hai dato. Bene, grazie mille a voi. Diffusione di dati, allora, entriamo nel vivo
dell'incontro. Allora, se vedete la parte di alla mia destra, alla vostra sinistra, c'è una leggenda di progetti, in rosso quelli più datati, in bianco quelli più recenti, e abbiamo preso solo l'ultimo quinquennio perché era quello più interessante. E nel 2017, anzi vedrete sempre un biannualità, perché alla fine durano sì un anno, ma a scavalco tra due anni, e quindi parliamo di Smart Tourism Mood, che era un progetto legato principalmente all'innovazione del turismo. Cioè 5-6 anni fa si era pensato di presentare un progetto all'interno del quale si chiedeva al turismo di innovarsi, però è facile dire no, già pago le tasse, pago le cose, eccetera. Io sono qua, erano principalmente albergatori in questo progetto, sono quasi tutti albergatori. Vedete, c'erano 24 alberghi iscritti per 29 allievi, sono state fatte 72 ore di formazione per un totale di ore formazione spese del Fondo Sociale Europeo di 9.100 euro, e in più si era pensato di dire: perché non creiamo una app pilota sperimentale, e quindi con 2.000 euro del FESR, il Fondo Economico di Sviluppo Regionale, abbiamo attinto per creare una app sperimentale, che poi è diventato il sito internet del Consorzio di Chioggia, e con i concierge si è sviluppato con gli altri progetti. Quindi c'è sempre una continuità, perché mi ricordo Giuliano quella volta che mi aveva detto: sì, una volta che abbiamo speso i soldi, abbiamo fatto la formazione, abbiamo fatto l'app, e dopo, cioè, non è perché sono finiti i soldi muore tutto, ci deve essere continuità delle cose. E infatti l'idea con Confesercenti e con Giorgio, dopo abbiamo detto: sì, questo che noi facciamo non deve essere un corsificio, cioè non dobbiamo prendere i soldi e lavorare per fare formazione, sarebbe sbagliato. Dobbiamo lasciare qualcosa nel territorio, dobbiamo lasciare una continuità, un'eredità di quello che apprendiamo. E infatti abbiamo messo in campo anche dei finanziamenti per fare delle visite studio anche all'estero, e abbiamo fatto altre cose, ma poi le vedrete e le spiegherò. E quindi con 11.100 euro, che era un pezzettino di quel progetto regionale, perché oltre a fare le cose qui poi dobbiamo metterci in rete con le altre strutture, con le altre associazioni locali della regione, e soprattutto essere sotto il cappello della Regione Veneto, dove vengono dettate col DSM, che è un programma fatto con gli OGD che hanno creato nei territori, che devono essere coordinati, eccetera. Tutto molto faticoso, tutto, però noi ci crediamo, lavoriamo e cerchiamo anche di dare delle risposte. Quindi nello stesso anno comunque c'era anche un altro progetto, che era Veneto Cult. Qua c'erano anche le spiagge che si erano inserite all'interno della progettazione come partnership di progetto, e infatti se vedete sono molto più numerose. Nello stesso anno, quindi 24 più 36, una sessantina di aziende tra spiagge, qualche campeggio e alberghi, con 47 iscritti questa volta, 118 ore di formazione, circa 20.000 euro di formazione spesi, sempre una app per implementare quella app sperimentale che era nata, di 4.000 euro, con una mobilità anche in Scozia. Siamo andati in Scozia, qualcuno qua mi sta sorridendo, lei è un po' più seria, ma di là Michele si è divertito tanto in Scozia con noi, e siamo andati a vedere, e lì abbiamo inserito anche che cosa? Siamo andati a visitare anche i distretti del commercio scozzesi, perché pensare che i settori lavorino a compartimenti stagni è sbagliatissimo. Tutto è turismo, tutto deve essere commercio, cioè vendita, tutto deve essere in qualche modo artigianato, nel senso di produrre qualcosa di personale nel lavoro, e bisogna mettersi insieme, perché sono dell'opinione che se l'economia va bene e lavora una parte, poi l'altra parte spende dalla parte opposta e porta economia, e allora si può assumere se troviamo il personale, e
oggi è anche difficile, e si può anche chiamare l'artigiano che ci venga a riparare le cose perché abbiamo incassato. Quindi con 30.000 euro circa di finanziamento a Chioggia per queste 36 aziende e per il territorio in generale, abbiamo portato a casa due progetti in quest'anno. Gli anni successivi, mentre si consumavano i progetti del turismo, abbiamo investito con la Confesercenti sul commercio, con due progetti. Il primo è Don't Worry, e quello che vedrete dopo è Fondamenta Nuove. Se vedrete, i numeri sono molto più risicati, perché d'inverno il campeggio, la spiaggia, l'albergo, i locatori in generale hanno più tempo libero. I commercianti invece, incastrarli che abbiano tempo di fare formazione è un po' più complicato, è un po' più faticoso e i numeri sono diversi. Però comunque, se vedete, 34 aziende iscritte non è male, 54 allievi che hanno partecipato a 110 ore di formazione per un totale di 16.830 euro di ore formazione spese, quindi vuol dire finanziate dalla regione per pagare le aule, i docenti, il materiale, la segreteria, dare in percentuale qualcosa al progettista che ha realizzato l'idea nel concreto per farla approvare nella regione. E abbiamo ottenuto questo, più, sempre nella stessa annualità, 2017-2018, Fondamenta Nuove. 9 aziende iscritte diverse dalle prime, 19 allievi, che sommati ai 54 fanno una settantina di allievi. E attenzione, qua dico Chioggia, ma dico anche Rosolina, dico anche il Polesine in generale e la Sacisica, sono venuti a Chioggia, perché comunque c'era questa realtà, grazie anche alla Confesercenti, che non è solo locale ma è anche dislocata in tutto il territorio nazionale, quindi anche in questi territori che ci hanno fatto la promozione. Qui su Don't Worry, 16.830 euro, stavo dicendo, sono i risultati che abbiamo ottenuto. Ritorniamo adesso al turismo, perché mentre finivamo concretamente quelle che erano le attività del commercio sulla formazione eccetera, progettavamo un progetto interessantissimo, molto anche mutuato da altri progetti successivi, perché abbiamo detto Chioggia è un atelier del turismo. Pensate solo alla casa di Carlo Goldoni, ma anche a tutte le scienziati, letterati, musicisti, insomma abbiamo una storia, una cultura. Pensiamo solo che il museo Olivi, quello di biologia marina, è intestato a un grande studioso, un grande scienziato, oltre che poliedrico in tante altre materie. Abbiamo Zarlino, che è musicista di Chioggia, per dire, e così via, insomma, molti Eleonora Duse, attrice originaria di Chioggia, anche se poi è vissuto in America, qui abbiamo un'arena da sistemare là, che grida vendetta con spetto di Dio, ma stando sulla materia, quindi abbiamo detto pensiamo a un turismo da vendere che sia quello degli atelier. E parto dalla fine, l'evento finale non era in una stanza come oggi, ma era una visita con un itinerario enogastronomico, culturale e ambientale fatto. Allora abbiamo vestito gli imprenditori, gli albergatori, i campeggiatori e gli amici, gli operatori turistici della spiaggia, li abbiamo vestiti da turisti e abbiamo detto venite qua, prendiamo una guida al Museo Diocesano, pensate al Museo Civico, pensate alla Santissima Trinità, che abbiamo la Chiesa dei Battuti. Abbiamo portati al Duomo, che è bellissimo, e non c'è stato tempo di andare al Museo Olivi o alla Torre di Sant'Andrea a visitare l'orologio più antico del mondo, ma l'idea era di dire, come ho detto prima, se diventiamo dei punti di informazione turistica diffusa, dobbiamo innamorarci di una cosa, se non la vediamo e non la viviamo, e non la viviamo in prima persona, come facciamo a venderla, come facciamo a proporla, ma anche per mettere in contatto quella realtà culturale con la
realtà turistica, uno scambio di informazioni per sapere se costa, se è gratis, quali sono gli orari, i giorni di apertura e magari pensare con l'amministrazione comunale di fare un biglietto unico al limite, che il turista quando viene prende magari anche il biglietto in hotel, in spiaggia o in campeggio e con un biglietto sta 15 giorni a visitare tutto quello che vuole, senza star là a fare code, senza star là a vedere dove è aperto o no. Se c'è un biglietto unico, un programma unico di comunicazione sulle aperture, gli orari, eccetera, diventa molto più semplice. E quindi per tornare, è stata una cosa molto carina, di visita e anche in barca, per dire, abbiamo dei itinerari lagunari e vedere la città da un'altra prospettiva, quella della laguna, diventa molto interessante. Tutte queste cose, era l'evento finale, scusatemi se questo progetto è più noioso qui in sala della diffusione dei risultati, ma anche questo progetto è diverso, insomma. Se vedete qua i numeri sono ben molto più grandi, aziende iscritte 45, allievi che hanno partecipato, pensate 158 per 310 ore di formazione, qua li abbiamo massacrati gli operatori, non lo... Bisogna fare un anno di pausa perché 310 ore non dicono niente, ma se avete visto gli altri progetti erano veramente molto meno. Per un 50, quasi 50 mila euro spesi di formazione, poi con il FESR 9 mila euro, che avete sentito prima parlava di concierge digitali. Cosa sono i concierge digitali, questi tablet che ha detto che adesso amplieranno con altri progetti? Non è un sostituto del receptionist, di chi è al ricevimento, però siccome si pensava di programmare uno strumento complementare e non alternativo alla reception, al contatto umano, ma un televisore, un tablet in questo caso con il piedistallo, dove attraverso un'app che metteva a registro tutte le cose che ho detto prima sulla cultura, gli orari, eccetera, ma anche per dire le informazioni sui mezzi pubblici. Noi pensiamo, già io non so niente di mezzi pubblici, non li uso mai, ma un turista che magari farebbe piacere andare a visitare qualcosa un po' distante, sapere che c'è un mezzo pubblico che passa quell'ora, che la fermata è vicina e che l'orario ultimo per tornare indietro lo conosce, è più sereno a vivere la vacanza. Ma dopo gli eventi sportivi, tutti gli eventi in generale dell'amministrazione collegati, questo concierge è collegato al sito internet del consorzio Lidi di Chioggia, quindi man mano che il consorzio Lidi in collaborazione con l'ufficio informazioni turistiche del comune inseriscono le informazioni e se ogni albergo ha questo piccolo marchingegno, la receptionist serve per altre informazioni e quindi vuol dire anche non in vista perché non lo sapevamo, ma anche per quello che è successo dopo del distanziamento, degli assembramenti eccetera, avere degli strumenti alternativi che dislocano un po' le persone e non le fanno assembrare, diventa anche più piacevole la vacanza senza star a far code, ad aspettare eccetera, ognuno ha con l'innovazione una serie straordinaria di servizi che comunque il turismo deve dare, ma anche il commercio se vogliamo, ma anche tutti gli altri settori. Anche qui abbiamo fatto una visita studio prevista da quasi 12.000 euro a Lisbona. A Lisbona perché? Perché Lisbona è una, con la storia che ha il Portogallo eccetera, che io l'ho scoperta lì perché vi ho anche accompagnati e la Elena era contentissima che è venuta anche lei. E Michele, c'eri anche tu? Mi pare sì, perché c'eri in cavalli insieme. Ah sì? Tu dentro dove hai fatto il suo in camera con chi, scusa? Ah, in camera mia era. No, no, però ti sei sempre in giro di notte, ti sei sempre in giro di notte. Quando ci vedemmo tipo Lady Oak, bellissima comunque la storia del Portogallo, è come un, adesso perdonatemi la battuta, una città che non ha niente da vendere rispetto a Chioggia vende il mondo, 1 milione di presenze, forse di più, hanno fatto l'Expo,
e siamo andati a visitare l'Expo, che non c'è più l'Expo, ma tutte le strutture che sono rimaste lì si sono convertite per il turismo, alberghi, ristoranti, negozi anche di grif, di lusso. È una capitale europea, per carità, quindi la battuta che non ha niente non è vero, anche loro hanno la storia, la cultura, hanno bei posti veramente. Però pensando a noi, nella nostra piccola bomboniera che è Chioggia, ma sottomarina, se volete anche l'ambiente di Isola Verde piuttosto che delle frazioni, quindi tutto l'entroterra, veramente dovremmo ripensare a un turismo diffuso per tutto l'anno e sempre pieno di gente. Però come diceva la tassazione l'IVA, va visto tutto, perché in Portogallo, in Portogallo chi investe ha dei vantaggi straordinari rispetto alle tasse, invece in Italia ci sono grandi difficoltà, Quindi allora, Atelier Dottore, avete capito, uno dei più bei progetti che io ho organizzato, mi è piaciuto veramente tanto. Laguna Culture Green invece è proprio a titolarità dei Lidi di Chioggia, del Consorzio di Promozione Turistica, che ha fatto insieme al Consorzio di Promozione Turistica del Delta, poi il suo Delta, un progetto che non tanto sulla formazione, quindi diventava complementare, se volete, per quanto riguarda le aziende, ma anche la continuità di allargarsi, di allargare il territorio, ha sponsorizzato eventi, ha fatto fiere, 34.000 euro di materiale divulgativo, 5.000 euro di consulenze erogate, per un totale di 63.500, queste sì interamente versate sul territorio, facendo lavorare chi stampa, chi organizza eventi e non solo, quindi le aziende beneficiarie che hanno avuto la possibilità di dare servizi ai loro clienti e quindi di implementare il loro lavoro. E questo è diventato importante. Penso che quello che ci accennavi prima come progetto dei tablet da acquistare eccetera sia simile a questo rispetto in Laguna Culture Green, è un altro progetto che fa il Consorzio di Chioggia. Questi erano i progetti vecchi, diciamo, cioè dal 2016 al 2019, bene o male, 2020 forse si sono conclusi, non lo so. E siamo arrivati poi alla progettazione più recente con All 9000 e I Love Food. All 9000 interamente per il commercio, anzi per il commercio di vicinato. Perché cosa è successo? Questo commercio di vicinato, abbiamo visto che in passato si lamentava della concorrenza straordinaria che gli facevano i centri commerciali. Oggi però i centri commerciali fanno meno paura, perché si sono distinti quelli del commercio di vicinato mettendo qualità, prodotti particolari, piuttosto che il rapporto umano con il vicinato, i clienti, li ha fidelizzati. Però se non bastavano i centri commerciali, oggi il principale concorrente è il commercio elettronico. Oggi da casa, con comodità, magari spendi meno perché hanno meno spese, eccetera. E quindi abbiamo detto, serve comunque che ci sia per il commercio di vicinato un'innovazione. Non basta più essere bravi a vendere, non basta più essere bravi a tenere i rapporti, perché comunque è la pandemia, anche qui eravamo in piena pandemia, quindi abbiamo fatto i primi corsi del 2020 a gennaio, mi ricordo, forse primi febbraio anche, in presenza, tutto il resto l'abbiamo fatto online. Quindi si sono anche abituati, come tutti un po' noi, chi più chi meno, a utilizzare le videoconferenze, le video call, e quindi anche la formazione è stata fatta in una formazione a distanza. 30 commercianti iscritti al progetto, bene o male metà di Rosolina e metà di Chioggia Sottomarina, 38 allievi che hanno partecipato a 48 ore di formazione e a 9 consulenze da 12 ore, proprio sulle innovazioni social, l'importanza della promozione dei contatti social, che non deve essere solo una vetrina ma una cosa interattiva per dialogare con i clienti e mandare in privato anche le foto piuttosto che i preventivi e i prezzi, per un piccolo progetto da 11.328, ovviamente piccolo per noi, ma qua anche a Padova Cescot aveva delle classi, anche a Venezia la Confesercenti aveva delle classi di formazione. E andando avanti,
scusate, non vi ho fatto vedere il 9000, ma sono le cose che ho appena letto. Ai loro food invece abbiamo detto, e i ristoranti e chi ha la cucina, anche loro hanno la necessità di fare formazione e di partecipare. Qui bene o male 19 aziende iscritte tra ristoranti di spiaggia, di centro storico e diffusi un po' nel territorio nostro, 36 allievi che hanno partecipato a questi corsi di formazione, che poi erano corsi di formazione legati all'abbinamento, degustazione, prodotti per capire la qualità, quando un... adesso non posso farvi l'esempio che non è il mio mestiere, ma se vi faccio uno spritz con un vermouth di qualità o non di qualità, o con un vino di qualità o non di qualità, si sente la differenza, quindi dipende da che tipo di vermouth. Ho sbagliato, vero? Non è un vermouth che si mette. Beh, non sono un grande bevitore. No, a parte gli scherzi. Se mettete delle cose di qualità, devi pensare anche a che tipo di cliente vuoi, devi anche capire a che prezzo mettere, perché comunque la qualità si paga. Poi ci sono delle condizioni in cui se hai la qualità non sei mai in crisi, o se hai la quantità non sei mai in crisi, dipende sempre dal tipo di attività, di territorio, di clientela, di concorrenza. C'è tutta una serie di dinamiche che spiegavano nella teoria, ma poi facevano anche nella pratica, ma anche l'abbinamento con la cucina. Infatti qua abbiamo utilizzato tanto la scuola alberghiera che ci ha dato le cucine, i docenti e tutto, e quindi sono tornati un po' ragazzi gli imprenditori e i dipendenti che partecipavano lì all'interno della scuola. Comunque 6.500 euro di formazione fatta per queste 40 ore di 5 corsi, erano da 8, che riproporremo, perché dovete sapere che c'è stato approvato Ricibo, si chiama, sempre legato a questo tipo di formazione per cucine, solo che abbiamo introdotto l'ecosostenibilità e il risparmio, l'antispreco e una serie di altre cose utili che vanno anche di moda, e in testa nostra con le cucine del nostro territorio vorremmo anche fare un marchio da mettere come elemento di qualità rispetto anche alla sensibilità, perché abbiamo visto che il marketing sociale, non pensavo, è molto importante. Molti clienti, in generale a prescindere dall'attività che hai, sono molto sensibili all'ambiente, al risparmio, a tutte quelle cose insomma che riguardano l'ambiente, il verde, eccetera. Quindi vediamo come andrà sto corso, è appena stato approvato, quindi avremo un anno per realizzarlo, ma non c'è qui ovviamente, perché queste sono la testimonianza di cose già fatte. Sempre nel 2000, no, quindi abbiamo fatto Chioggia, I Love Food e All 9000 nel 2020-21, e adesso nel 2021-22 arriviamo agli ultimi due progetti. Remo hanno fatto in Venice, che era un po' la coda di All 9000, quindi sempre per i commercianti e aziende artigiane. Qui hanno partecipato anche alcuni artigiani come le estetiste e anche i parrucchieri, anche se non sono un po' il nostro brand dell'ente bilaterale o delle associazioni, insomma, però erano interessati, perché no? Se non c'è nel territorio altro, ci siamo noi. E il progetto, ci siamo informati della regione, possono partecipare chi decide la regione a questi progetti, perché ci sono delle prescrizioni, insomma, dei requisiti da avere. E quindi 14 aziende, 11 allievi, vuol dire che non tutte le aziende poi hanno partecipato alla formazione, si sono iscritte, però solo 11 su 14, hanno fatto 24 ore, e anche le consulenze che le abbiamo fatte solo sui social, perché era un tema sentito anche da loro, come era sentito su All 9000, 6.340 euro insomma. Su Remo Factory in Venice dovete sapere che c'è anche qui una mobilità, Parigi, Francia, che sono tornati proprio gli scorsi giorni, sono andati dei veneziani stavolta, perché non hanno risposto, di questi non ha risposto nessuno all'invito di andare a fare una... Ed era comunque settore moda principalmente, ecco perché estetisti, artigiani, parrucchieri e negozi che riguardavano l'abbigliamento e moda.
Oh, arriviamo alla fine, ed è veramente quasi la fine di questo incontro. No conventional Venice. Che cosa è successo qua? Quando ci siamo sentiti un po' con Confesercenti, l'ASA, il consorzio, le spiagge, l'ASCOT, c'era il Covid, quindi si doveva necessariamente pensare a un progetto che fosse attuale, che sia no conventional, cioè non è più un turismo convenzionale, non è più come prima il turismo, non sarà più come prima in futuro, non lo sappiamo. E quindi sono state fatte una serie di corsi. Beh, guardiamo i dati intanto, 21 aziende iscritte, allievi iscritti 90 ai corsi di formazione, quindi 90 persone hanno partecipato a 124 ore di formazione, abbiamo fatto tre seminari da 4 ore per un totale di 24.336 euro e abbiamo previsto all'interno del progetto i rimborsi per le spese Covid, cioè chi faceva formazione in quota parte in proporzione a quanto partecipava poteva avere degli euro di spese già fatte 2020 e 2021 per sistemarsi sul Covid. Tra l'altro l'ente bilaterale tra gli strumenti innovativi finanziava parallelamente a questo anche chi acquistava mascherine, gel, quelle cose lì, adesso non so bene cosa, ma sicuramente i sanificatori da ambienti. Quindi laddove non siamo arrivati qui a finanziare i sanificatori di ambienti, l'ente bilaterale ha rimborsato al 50% fino a un massimo di 400 euro chi si comprava questi sanificatori, ossigenatori, non so, all'ozono che fanno. E sì, scusate, ogni tanto vi parlo dell'ente bilaterale perché comunque a rimborsi non siamo meno del Fondo Sociale Europeo, ma dopo vedremo le ultime slide. E che cosa è successo allora? Che le aziende che hanno avuto spese vive, già spese, che hanno avuto la necessità di acquistare percorsi, segnaletica, plexiglass, gel, mascherine, sanificanti, quindi non detergenti come il solito, ma anche sanificanti per le camere, per una serie degli spazi, o che hanno costruito delle uscite, degli interventi, hanno fatto domanda, quindi non tutte queste 21 aziende, ma forse poco meno di metà, hanno chiesto il rimborso e l'hanno ottenuto dall'ente bilaterale Veneto per un totale di 23.569, quindi circa una cinquantina di mila euro questo progetto è riuscito a trasformazione del resto a fare. I corsi, allora, oltre ai corsi soliti che abbiamo fatto, non vi ho citato tutti i corsi che abbiamo fatto per ogni progetto, perché verosimilmente avete capito che il tema dei social, dell'innovazione e del marketing turistico, quindi di vendere, è un tema comune in tutti questi anni. Qui in più abbiamo messo una serie di azioni legate ai protocolli Covid, ai protocolli di sicurezza, ai protocolli di privacy, e inoltre abbiamo fatto anche le lingue, ecco, anche le lingue è un tema ricorrente, non comune in tutti i progetti, ma ricorrente in quasi tutti i progetti. Di solito l'inglese dappertutto, qualche volta il tedesco, dipendeva dal tipo di progetto che era stato presentato. Quindi, per ricapitolare, abbiamo avuto, dopo questa slide, mi piace prima dirvi questa, per vedere in alto la formazione, che in questi 5 anni 126 aziende per 382 persone hanno partecipato a 908 ore di formazione per un totale di 277.000 euro di formazione pagata. Pensate la mole, cioè messe in fila, mentre mi preparavo le slide vi dicevo all'inizio, è una cosa che tocca, perché farla o non averla fatta non è la stessa cosa. Sono numeri importanti se si pensa a questa squadra che si è messa la prima volta, magari conoscendosi anche poco, credendoci anche poco, non lo so, all'inizio è sempre così, no? Dici, e facciamo, vediamo come va. Ma poi, solo nella quotidianità del lavoro, solo quando ci si scontra poi con delle idee nuove da capire o dei problemi da affrontare, se non si fanno quotidianamente un certo lavoro, non si arrivano a questi risultati. Quindi torno un attimo indietro per parlarvi adesso dell'ente bilaterale Veneto. Allora, all'interno della cartellina che avete c'è questo giallo, brochure gialla, vedete, divisa in una riga, una serie di
spazi viola, che è dedicato alle aziende, e una serie di spazi gialli, che è dedicata invece alle persone che lavorano nelle aziende. Per persone che lavorano nelle aziende vuol dire non solo i dipendenti, l'ente bilaterale anche per titolari e per soci di società. Allora, uscendo un attimo da qua, dalle slide, e andando su internet, vediamo se sono bravi, funziona tutto. L'ente bilaterale, vi mostro la prima cosa, che è un portale di formazione dove trovate tutti i corsi che facciamo. Vediamo se c'è anche il nostro di oggi. Ah no, forse sono i corsi in partenza, questo è, che non è poi un corso ma un seminario. Se vedete, andate su corsi in partenza, corsi partiti. Vedete, c'è un corso di tedesco che è partito, puoi consultarlo, vedi se è online, così partecipi da casa, se sono in presenza te lo cerchi geolocalizzato in vicino alla tua città. E questi sono tutti i corsi che facciamo, altri corsi in programmazione, e si chiama EBV Formazione, che è una piattaforma legata al sito principale ebvenetofvg.it, e questo è il sito principale. Invece ve lo mostro perché comunque poi è più semplice andare sulla brochure. La brochure che vedete esplode in un elenco di servizi. Voi pensate che i lavoratori, ve lo mostro velocemente perché poi quando vi do i dati è più semplice per voi capire la bontà dell'idea, dell'intuizione che hanno avuto le parti sociali, che vuol dire Confesercenti, Filcamps CGIL, Fisascat CISL, Wiltuxwil, che sono le federazioni di CGIL, CISL, Wil del commercio e del turismo, di questo welfare contrattuale. Se voi fate date dal dentista, vi acquistate gli occhiali, avete l'abbonamento in palestra, o vi acquistate nel tempo libero dei libri, o fate corsi di formazione per i fatti vostri, o avete i figli che vanno all'asilo nido, o vi servono visite mediche oculistiche, o buone di conciliazione vita-lavoro, che sono babysitter, badanti, piuttosto che centri estivi, se avete un figlio che nasce e lo adottate, bene, tutte queste cose, rimborso di visite di lavoro, non ve le dico tutte, insomma. Voi come persona fate domanda all'ente bilaterale perché siete iscritti, perché la vostra azienda è iscritta all'ente bilaterale, attenzione, non è un costo aggiuntivo, lo pagate nelle tasse. E il consulente del lavoro, informatevi, è quello che poi mette i codici nell'F24, adesso parlo un po' tecnico, ma ci capiamo perché avete il mio cellulare e se volete degli approfondimenti mi chiamate, mettiamola così e risolviamo tutto. Hanno dei rimborsi ogni anno fino a un massimo di 350 euro e si vede il regolamento cosa dice. Allora, se io vado a sono dal dentista, qua vedete con grande trasparenza, diciamo, il nostro bilancio su questo servizio sarà 71.000 euro circa. Ne abbiamo disponibile ancora 58.000, siamo a metà anno. Vi rimborsiamo il 50%, fino a un massimo di 250 euro a persona. Ecco qua. Ho speso 500 euro, mi danno 250 della spesa fatta dal dentista. Ne spendo 1.000, sempre 250, diciamo. Però se ne spendo 100 ti do 50. Ok? Mettiamo anche la tempistica di pagamento, in 2 giorni sei tutto in regola, sei pagato, sei rimborsato del servizio, e poi vi leggete tutto, ma questa è la parte del lavoratore, quindi del titolare o del socio di società. Adesso vi mostro quella relativa all'impresa, quindi io come titolare cosa ho bisogno? Il rimborso di corsi di formazione sulla sicurezza, su altri tipi, su HCCP piuttosto che l'inglese, cassa integrazione, sportello anticrisi, finanziamenti, consulenza, PNRR, tutto ci sta là dentro. Rimborso di visite di lavoro, il mio ristorante ha la necessità di visite di lavoro per la cucina, per i camerieri, o chi è in reception, o chi è in spiaggia, le magliette con il logo, le polo, con... viene rimborso l'ente bilaterale, rimborso di VR, HCCP, certificazione ISO, quindi tutti quei documenti essenziali e obbligatori per legge. Devo rifarmi il sito internet, devo installarmi il wifi,
rimborso strumenti innovativi, vi dicevo prima, qua si va in un'altra piattaforma che è, non è EBV formazione, ma EB innovazione. Entriamo subito dentro. Devo acquistare, vi dicevo prima, lo strumento di sanificazione dispositivi filtranti, salvaquote, le colonnine elettriche del parcheggio dell'albergo, del ristorante o della spiaggia. Ti rimborso anche le colonnine elettriche. Attenzione, si può chiedere, poi c'è un regolamento che dice che per le aziende si può chiedere una volta all'anno il servizio, quindi vuol dire che il massimale che ti do è 400 euro, cioè non è che è un fondo sociale europeo questo nella quantità, ma nella diffusione dei tipi di cose di cui ho bisogno mi devo informare se mi interessa. Questo è il concierge digitale, no? Rimborsiamo anche il concierge digitale, meglio se i progetti di Giuliano lo rimborso con l'FSE così ci fa risparmiare, ma casomai ci sfugge un'azienda che non partecipa ai progetti ed è iscritta all'ente bilaterale, ci chiede il concierge digitale. Ok? Abbiamo introdotto ultimamente anche l'esoscheletro, pensate, c'è la necessità che i soldi spesi dall'INAIL, dalle aziende per le malattie di professionali perché scatoloni in magazzino, posture sbagliate, eccetera. Se uno ha necessità di un esoscheletro, una cosa leggera che ti fa, mi hanno anche spiegato, se uno scatolone pesa 40, con l'esoscheletro ti pesa 10 e quindi ti fa meno male la schiena, meno male le braccia e meno usura. Detto tutta questa cosa, perché ve lo dico? Perché a Chioggia l'ente bilaterale è sicuramente l'ente bilaterale più presente. E andiamo un attimo alla fine. E questo è l'ente bilaterale negli ultimi 5 anni. Allora, domande persone, giallo, domande aziende, viola. 92 servizi dedicati alla famiglia, testi scolastici per i figli che vanno a scuola, iscrizione all'asilo nido, natalità, per farvi tre esempi di prima che vi ho citato, abbiamo erogato 21.500 euro a 92 persone che hanno chiesto servizi alla famiglia. 225 del servizio sanitario, quindi letti per occhiali, visite mediche per disabili in famiglia, il dentista, le protesi, gli occhiali, le visite mediche, per 46.500. 99 per il tempo libero, cioè ci hanno fatto in questi 5 anni un centinaio di domande e abbiamo dato 11.500, quindi palestre, musei, attività sportive in generale, per un totale di 80.000 euro quasi per domande alla persona. Le domande alle aziende invece, abbiamo visto che per la maggior parte si vogliono adeguare per la sicurezza delle nostre aziende del territorio di Chioggia, 97 domande sulla sicurezza, che vuol dire formazione, DVR, visite mediche aziendali, tutte cose che sono finanziate per 24.600 euro circa. Le divise di lavoro, lasciate stare tra parentesi che è un rifuso, poco incolla, 45 domande per divisa di lavoro per 22.000 euro. È una cosa che serve la divisa del lavoro, devo comprarla se voglio essere carino e accogliente e mi costa un sacco e ogni anno devo cambiarla, o perché si rompa, si sporca, si rovina, o perché cambio personale. E quindi le acquisto sempre. E perché non chiedere all'ente bilaterale ogni anno il servizio? Il servizio di lavoro. Massimo 400 euro, se ogni anno prendo 400 euro, in 10 anni mi ha dato 4.000 euro, che altrimenti prima dovevo stirarla, e tutto un po', anche se era sbiadita usiamola lo stesso, perché comunque invece hai un aiuto. E 65 domande in questi 5 anni fatti sull'innovazione, vuol dire che 65 aziende, o perché si è aggiornato, installato o implementato il wifi, o perché ha rifatto il sito internet, o ha trasformato il commercio elettronico, il booking piuttosto che se l'hai fatto nuovo, o la firma digitale una volta, adesso non ce la chiedono più, ormai è superata, o sull'innovazione perché hanno acquistato i sanificatori piuttosto che le colonnine elettriche. No, colonnine elettriche non ce ne sono state ancora fatte a Chioggia, però è previsto nel servizio di innovazione. Per 21.000 euro, in totale 67.000 euro di contributi dati dall'ente bilaterale. Che cosa vuol dire questo? Che 207 aziende e 416 persone hanno ottenuto circa 150.000 euro in 5 anni dall'ente bilaterale. Quindi queste cose bisogna saperle, perché se sono iscritto e ho la trattenuta dall'ente bilaterale, devo usarlo.
altrimenti siamo sempre dell'opinione che tutti questi servizi vengono dopo il primo servizio per l'Andrea, il primo servizio è l'informazione. Io vi ringrazio della pazienza, sono le 8:10, il sindaco non è ancora qua, ma scommetto che avete sete e fame, quindi non voglio abbassarvi. Grazie.